sono Ghisu, se oggi sempre con Mega Star Force 2 Zerkrix Ninja. L'ultima volta, se non sbaglio, abbiamo perso il manfo perché dopo aver battuto Hollow, dopo aver battuto Solo, è arrivato Hyde che ci ha stuprato male. Che succede alla TV? Ah, dovevamo andare a vedere la TV. E voi pensate che io mi ricordi? Vi sbagliate di grosso. Salve lei! Chi è quella? Salve, sciocchi. Io sono Vega, la futura dominatrice della Terra. Bene! Quella è Vega, il capo di Hyde! È su tutti i canali! Credo stia controllando la sorgente del segnale. Non voglio accelerare troppo i tempi, ovviamente. So che non accetterete fin da subito di obbedire al mio volere. Quindi vi farò capire che la resistenza è inutile con una piccola dimostrazione che anche il più sciocco di voi potrà capire. Scatenerò il potere di una civiltà leggendaria. Quando voi creature deboli e sciocche vedrete il potere in mio possesso, capirete che non potete resistermi. Io diventerò la vostra sovrana. Che intendeva dire? Lo sapevo, vuole far rinascere Mu. Una chiamata. Accesso. Geo! Bud, come sta Sonia? Beh, è ancora messa male, ma decidi che deve assolutamente parlarti. Geo! Sonia, come stai? Sto bene, non preoccuparti. Ascoltami. Se Vega riuscirà a far rinascere Mu, per questo pianeta sarà la fine. Geo, solo tu puoi fermarla. Sei l'unico. Ok, hai detto quello che dovevi dirmi. Non sforzarti di più, devi riposare. Credo che abbia portato il manfo nel cuore del labirinto delle Bermuda. Devi fermarla. Megaman, tu sei il mio eroe. Ah, proprio così. Sonia! Sonia, rispondimi! Ragazzi! Bud, Zack! Che succede? Ah, credo che Sonia sia svenuta. Resisti, Sonia, chiamiamo subito qualcuno. Dottore, infermiera, presto! Qualcuno, qui abbiamo bisogno di aiuto. Vado subito all'ospedale. D'accordo. Io non posso, tu stai vicino anche per me. Geo. Ok, ma cerca di tornare indietro tutto intero. Labirinto delle Bermuda. Andiamo, Mega. Certo, si torna a menare le mani finalmente. Puoi dirlo forte. Ehi, Mega, adesso siamo senza il manfo però. Non potremo più usare la modalità tribù. Già, è vero. E adesso? Sai, non è un problema. Magari potessi dire la stessa cosa. Riesco ancora a sentire la voce dentro di me, la voce degli Zerker. Anche se abbiamo perso il manfo, il suo potere è ancora in me. Ne sei sicuro? Se è così, allora quel potere sembra più una maledizione. Una maledizione? Beh, l'importante è che mi renda più forte, no? Ok. Perché ti spaventi? Tanto è una maledizione che riguarda solo me. Da ora sbrighiamoci, andiamo al labirinto delle Bermuda. Ok. Beh, mi spavento perché io sono collegato a te, magari. Che musica particolare. Dobbiamo esplorare l'interno del mondo. Perfetto. Comando damage, Stella. In onda. C'è un filmato? Ah, non pensavo. Dove siete voi? Il momento è giunto. Il manfo farà riapparire il continente di Mu. Come farete a usare il manfo per far rinascere Mu? Mu utilizza le onde M come fonte di energia. Per farlo rinascere servono delle onde M ed essendo un continente intero ne servirà una quantità immensa. E qui entra in gioco il manfo. Capisco, il manfo sprigionerà l'energia necessaria. Manfo, l'ora del ritorno di Mu è giunta. Ah! Guarda caso passa attraverso quel sigillo, eh? Sì? Eh? Cos'è stato? Vega sta per riportare Mu sulla Terra. Non abbiamo tempo da perdere, ragazzo. Andiamo subito alla velocità della luce. Oh, delle onde. Al labirinto ci sono. Ok. Oh, ok, filmato. Eccoti, Megaman. Sei pazzo, non l'ho salvato! Ci vorrà un po' di tempo per far rinascere Mu, ma non riuscirai a cambiare il copione. Attento, ragazzo. Tu, lurido, volevi, lezzo. Troppo lento. Non vale!
come si suol dire, chi la dura la vince. Ma non vale così, ero già al labirinto delle Bermuda io. Dove siamo? Siamo in un brutto posto. Se vabbè, poi... qualcos'altro da tirarmi addosso? Ah! Avete presente quanto è andato veloce quell'attacco? Nemico eliminato! Phew! Un'altra? Voi dovete morire tra le più atroci sofferenze. Ok. Che sei pazzo? Date una camomilla a quel coso. Dategli una camomilla a quel coso. E ho pure sbagliato. Oddio. Sono abituato a quei tipo livello 3 di quei cosi che vanno tipo. Ancora, ma basta. Anzi. Anche se però... preferisco così. Non vedo una... Non vedo! Non vedo! Ragazzi, mi stanno malmenando malissimo. Ma proprio malissimo mi stanno malmenando. Guardati, guardati, guardati. Ok. Cosa? What? Aspetta la soluzione, ho la soluzione. I have the solution. Vedi? Scusate. Ah no, niente, ok. Ultima battaglia! Se fanno sudare sti cosi! Ne ho presi tre! Le skill, ragazzi, le skill. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta? Sì. È finito. Accidenti, quel tizio e i suoi copioni. Ce la siamo vista brutta. Non abbiamo tempo da perdere. Troviamo l'uscita. In alto a destra, dico io. E ho azzeccato. Ho azzeccato. Sono finito qui. Ma andiamo. Siamo a Las Ondas. Ci ha spediti fin qua giù? Quella trappola ci ha proprio sistemati. Ma cosa? Non esageriamo, eh? Qualcosa è mu? Ah, lo vedono tutti! Papà, guarda lassù! E quello cos'è? Lo vedono anche da... Heila! Ma è... impossibile!
Ecco a voi il massimo potere di Mu. Sì? Ha creato solo un buco nell'oceano. Questo è il leggendario potere di Mu, ma vi informo che questo è solo un assaggio. Lo scatenerò a piena potenza, ma non è ancora giunto il momento. Entro domani a mezzogiorno vedrete tutti qual è la vera potenza del continente di Mu. Cosa facciamo? Al momento non possiamo fare niente. Aspettiamo. Domani, quando vedremo Mu, sarà la nostra occasione. Aspettiamo, ragazzo. Non avrei mai pensato di essere sconfitto. Cosa vuoi, Hollow? Ho un messaggio dalla Grande Liga per te. I tuoi servigi sono stati eccezionali, solo. Ora è il momento che ti riposi. Che infame! Per sempre. Quindi Vega vuole tutto per sé. Che non avrei fatto, farei incazzare solo non è esattamente il migliore delle cose, la migliore delle cose. Non provarci nemmeno, sei troppo debole per combattere, non opporre resistenza e ti prometto una morte rapida e indolore. Ha! Credi di potermi battere? In un solo colpo? È finita, Hollow. Ah beh, con la spada, grazie a tutti. Capaci tu, eh? Tu sei... È un umano? Nel frattempo, nel cuore di Mu. Sì? Cioè, dalla serie? Chi è quello? Cos'è quello? Lemu, il signore di Mu, il creatore dei corpi M. Dei corpi M? Cosa significa Grande Vega? Lemu è più antico del mondo delle onde. In altre parole, da lui hanno avuto origine tutte le onde M. Ma allora, Lemu è il padre di tutti i corpi M del mondo. Esatto. E ora Lemu è sotto il nostro controllo. Nessuno potrà fermarci. Lemu, mostrami il tuo potere. Corpi M multiformi, un potere straordinario. Cioè sono tutte copie dei... sono tutte copie dei... Grizzly, il corvo. È pomeriggio, ora dovremmo riuscire a vedere Mu. Una chiamata. Accesso. Zack, che succede? Nella Zackpedia ho trovato molte informazioni su Vega. Pare che la sua vita sia stata parecchio movimentata. Perché? Vega era una scienziata di fama mondiale qualche tempo fa. È stata la prima a condurre esperimenti con le onde materia. Insomma, Vega è l'inventrice delle onde materia. L'inventrice delle onde materia. Poi un giorno è sparita nel nulla. Una scomparsa che ha creato molti sospetti. Subito dopo qualcuno si è introdotto in alcune rovine, trafugando moltissimi manufatti dal valore inestimabile. Le autorità non hanno mai identificato il responsabile. Cosa significa? Significa che quella Vega è un genio del male. Ti faccio sapere se scopro altre cose. Bene, grazie Zack. Questo terremoto è... Scusate per la lunga attesa. Ok. Abitanti della Terra, mi sentite? Brusio? È qui. È tutto pronto. Ecco il vero potere di Mu, come promesso. Ho una dichiarazione da fare. State per essere conquistati dal nuovo impero Mu. E io sono l'imperatrice.
Tutti voi sarete i miei sudditi, obbedirete solo a me. Nuovo impero Mu? Imperatrice? Tuttavia, coloro ritenuti degni di unirsi all'impero saranno risparmiati. Come cittadini di Mu, le vostre libertà saranno garantite. Avrete dei diritti come membri del grande nuovo impero Mu. Ah, i soliti discorsi da cattivone di serie B. Ha davvero intenzione di conquistare il mondo? E adesso vi sottoporrò una piccola prova. Chiunque la supererà potrà entrare nel nuovo impero Mu. Quindi? Cosa sta succedendo? Ehi ragazzo, guai in vista. Ma cosa? Guarda ragazzo, sono i fantasmi M. Crusovide! E tutti gli altri sono amici che abbiamo già incontrato! L'abominevole uomo delle nevi, Messi e l'uccellaccio di Eila! Invierò dei corpi M da Mu con l'ordine di invadere il mondo. Se cercate di resistere, per voi sarà la fine. Il potere dei corpi M di Mu è illimitato. Illimitato? Questa proprio non me la bevo. Non riesco neanche a contarli quei corpi M. 2, 4, 6, 8, 10, 12 in teoria. Questo è il vero potere di Mu. Ammiratelo, perché solo i migliori tra voi potranno far parte del nuovo impero Mu. Andate, corpi M di Mu. Si sono teletrasportati? Ah! Siete pronti, stupidi umani? Oh, un mostro! Scappiamo! Ok, guai, io non riesco a contattare nessuno. È della stessa cosa dappertutto. Chi ci aiuterà? Oh no, devo salvarli. Però ragazzi, mi fermo qua per oggi. Quindi se vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi. E noi ci vediamo nel prossimo video, dove cercheremo di fermare Mu e i corpi M. Quindi, bella ragazzi.